Oh, ci siamo. Sono ufficialmente sdoppiata. Benvenuti a tutti, buon pomeriggio. Fatemi sapere chi c'è in linea, così che io possa salutarvi. Oggi vorrei condividere con voi una pratica interessante, della quale ho bisogno molto in questo momento. Andiamo a lavorare sul nostro buon umore. Che cosa significa lavorare sul buon umore? Significa innanzitutto capire o immaginare da dove può partire il nostro malumore o buon umore giornaliero. Può partire dal cuore, può partire dallo stomaco, può partire dagli occhi, dal pensiero. Ecco perché in questa pratica di oggi pomeriggio svilupperemo un pochino di movimento. Movimento in generale che ci dà il benessere di sentirci vivi, di sentirci attivi. Eccoci. Sempre qualche problemuccio tecnico devo avere. Ok. Dicevamo, nel movimento possiamo ritrovare una gioia, in qualche modo una certezza di attivare il nostro corpo. Quando tutto ci sembra incerto, quando tutto ci sembra vago, quando anche i nostri pensieri affollano la testa in una giornata che può essere caratterizzata dalla malinconia o dal malumore. Mi piace portare tutto questo sul tappetino, accantonarlo per un'ora e cercare invece di stimolare attraverso il movimento tutto quello che ho di certo. Quindi che cosa ho di certo? Il mio corpo, il mio respiro, il dialogo che andremo ad instaurare appunto con il nostro corpo e cercare in qualche modo di accendere, non dico il buon umore, ma quantomeno la contentezza di muoverci, perché no? Possiamo ritrovare nel movimento, nel sperimentare qualche posizione, nell'entrare con piacere nelle posizioni che abbiamo più certe, più sicure, possiamo in qualche modo consolarci e perché no, finire la pratica con un bel sorriso che non guasta mai. Per questa pratica di oggi potreste usare i vostri bei mattoncini se ne avete a disposizione. Io lo dico sempre, acquistare questi mattoni è molto semplice, anche in qualsiasi sito di e-commerce non costano molto, però potete anche un attimo di smarrimento, utilizzare un paio di libri da supporto, un paio di libroni di questa portata, anche un dizionario, andrebbe bene, semplicemente per dare un po' di sostegno e di appoggio nelle posizioni che vi risultano inizialmente strane. Quindi, qualche minuto ancora per organizzare il nostro setting. Utilizzeremo un paio di mattoni, tappetino, tanta buona volontà, tanti bei sorrisi, perché no? Andiamo a consolarci, ad autoconsolarci, ad autorisvegliare il nostro buon umore se la nostra giornata è stata un po', come dire, emotivamente pesante. Potrebbe capita, può capitare, a me capita in questo periodo, di lasciarsi andare a qualche momento di scoraggiamento. Nonostante abbiamo trascorso dei lunghi mesi di veramente in cui lo scoraggiamento la faceva da padroni, eppure potrebbe capitare un momento di malinconia, un momento di non prontezza, di non capacità a reagire. Ebbene, che cosa conosco io? Che cosa posso suggerirvi? Il movimento. Io credo nel movimento consapevole, nell'ascolto e credo nella nostra capacità di essere noi stessi i nostri veri maestri. Quindi sicuramente mi piacerà guidarvi, consigliarvi, ma vi chiedo di accendere tutte le vostre antenne così che siate voi stessi a poter guidare i vostri pensieri altrove, riportarli verso una dimensione di appartenenza, di positività e di sorriso. Come sempre farò, disattiverò i commenti su YouTube, su Instagram, scusatemi, così che possiamo guardarci bene e cominciamo appunto sedendoci comodamente sul tappetino, con le gambe incrociate, in una posizione fiera, ecco, chiamiamola così, una posizione fiera dove possiamo sentire che la nostra colonna poggia sul pavimento in maniera presente e simmetrica attraverso gli ischi, le ossa alla base del bacino. Ci dedicheremo per qualche minuto alla ritenzione dei sensi, quindi chiuderemo gli occhi, lasciando fuori dalla nostra pratica le immagini della nostra quotidianità, lasciando fuori dalla nostra pratica i pensieri che possono affollare la nostra mente,
cerchiamo invece di ascoltare. I muscoli del nostro viso rilassarsi. Portiamo i nostri occhi a guardare quel buio che c'è dietro. Abbandoniamo le spalle, il collo, la colonna vertebrale e anche la mandibola. Dischiudete i denti. Rilassate completamente i muscoli del viso. Pronti ad accogliere tutto quello che il nostro corpo fisico durante questa pratica vuole comunicarci. E rilassiamo anche le orecchie, rilassiamo il senso dell'udito, abbandonando fuori, lontano dal tappeto, i suoni, gli stimoli sonori che vengono dal mondo circostante. Andate a cercare quell'unico suono importante in questo momento, che è il fruscio, la vibrazione del vostro respiro, in ingresso e in uscita dal nostro corpo. Non governiamo ancora il respiro, cerchiamo soltanto di ascoltarlo nella sua qualità. Se è un respiro lento, se è un respiro agitato, se è un respiro interrotto o fluido. Quei pochi minuti che concedete all'ascolto del vostro respiro non sono mai minuti sprecati. State invece registrando e sistemando le vostre frequenze più interne per vivere coscientemente la vostra pratica, per viverla fino in fondo. Ed è attraverso l'ascolto del nostro respiro che possiamo comprendere tante, tante cose di noi, di come il nostro corpo gestisce lo stress, gestisce le emozioni. E di come il nostro corpo si lascia andare al movimento, controllando, ascoltando, indirizzando ogni volta la potenza della nostra inspirazione e della nostra espirazione. Porteremo adesso la respirazione dal basso verso l'alto, attraverso l'addome, la gabbia toracica, fino ad arrivare alle clavicole. E nella fase di espirazione svuoteremo le clavicole, rilasseremo la gabbia e l'addome. Immaginate di poter seguire un percorso durante la fase di inspirazione che va dal basso verso l'alto. E durante la fase di espirazione, dall'alto verso il basso. Immaginate il percorso che il nostro prana, che il nostro respiro si scava all'interno del nostro corpo, cercando di illuminarlo, sostenerlo, espanderlo. E cambiamo le frequenze del nostro pensiero, le frequenze della nostra radio interna si stanno connettendo a quello che è di più profondo, la nostra pratica andrà a toccare. Con entrambe le dita, indice e medio, andremo a tappare la narice destra e inspireremo profondamente attraverso la narice sinistra. Ed espireremo solo attraverso la narice sinistra. Anche oggi non darò dei ritmi da seguire. Seguite voi il vostro ritmo naturale di inspirazione ed espirazione, così da avere tutto il tempo di poter ascoltare, osservare l'andamento del vostro respiro attraverso la narice sinistra.
Rilassiamo la mano e faremo la stessa cosa. Indice e medio della mano sinistra, chiuderemo la narice sinistra, inspireremo ed espireremo solo attraverso la narice destra, senza seguire alcun ritmo. Così da avere tutto il tempo di osservare e ascoltare la differenza tra le mie narici. Equilibrando gli emisferi del nostro cervello, ristabilendo una certa simmetria nel nostro corpo, così asimmetrico. E lasciamo andare di nuovo le mani, portate le mani in cimudra con i dorsi rivolti sulle ginocchia, rimanete ancora qualche minuto ad occhi chiusi in ascolto, immaginando di poter veramente condurre il nostro respiro fino al centro dei nostri occhi a partire dalla base della seduta. E nella fase di espirazione discendere lungo la colonna senza collassare, senza cedere, mantenendo quel sostegno creato attraverso le nostre respirazioni. Dove parte la nostra malinconia? Dove si genera il nostro buon umore? Andiamolo a cercare durante la pratica. Andiamo a conoscere quali sono le onde del nostro umore. L'ultima profonda ispirazione. E apriamo dolcemente gli occhi, portiamo le mani verso l'alto. Inspiriamo, apriamo le dita, guardiamo verso il soffitto. Ed espiriamo, abbandonandoci verso il basso. Con il mento verso il petto. Camminiamo in avanti con le mani, come se potessimo stiracchiarci spingendo il pavimento in avanti e rilassando la testa tra le braccia. Muoviamo il collo destra e sinistra per accertarci su una tensione degli scapoli e delle spalle. E torniamo piano piano indietro. Portiamo le mani invece in appoggio dietro la schiena, non troppo vicino, anzi, vi chiedo proprio di poggiarle abbastanza lontane, così da poter rilassare le spalle e farle avvicinare alle orecchie, abbandonando la nuca in quella linea formata dai nostri trapezi. Stiamo guardando il soffitto, stiamo sentendo la nuca appoggiata, abbandonata sulle nostre spalle e muoviamo la testa destra, sinistra dolcemente, come se potessimo massaggiare i nostri muscoli cervicali e la linea dell'occipite. E rimanete ancora in ascolto, alla ricerca del ritmo naturale del vostro respiro. Muovo le spalle indietro, liberando l'esterno, lascio andare le spalle in su. Disegno delle piccole circonduzioni andando indietro e di nuovo scale in su e di nuovo indietro e di nuovo spalle in su, l'ultima volta indietro e relax. Mi porto subito nella posizione quattro legato nuca per cercare il movimento della nostra schiena, è all'interno delle vertebre che si insinua il nostro sistema nervoso centrale. Quindi stimolare il movimento della schiena potrebbe portarci nuovamente a sentire il buon umore che circola nell'interno del nostro corpo. Quindi in arco la colonna, inspirando dal coccige fino alla punta dello sguardo ed espirando, curvo la colonna e sul lombrico, spingi le mani contro il tappetino, lascio andare la testa in giù. Inspiro in arca la colonna, senza paura di contrarre i muscoli paravertebrali, apri lo sterno, lontano le spalle. Ed espirando, stringi le pelvi,
risucchia l'ombelico, spingi le mani in terra, lascia andare la testa. Inspiro, in arco, apro lo sterno potente, il nostro respiro. Ed espirando, scivola in giù con la testa, spingi le mani contro il tappeto, curva la corona come la schiena di un gatto. L'ultima volta inspiro. In arco, profondamente. E l'ultima volta espiro. Spingi i muscoli pellici, risucchia l'ombelico, spingi le mani a terra. È questo il momento di spingerci all'indietro, non stendiamo completamente le ginocchia, ma invece pensiamo di stendere la nostra colonna. Dal coccige alla nuca, anche se le ginocchia sono flesse, anzi, manteniamo le ginocchia flesse in questa mezza posizione, di cane a testa in giù. Stabiliamo un allineamento dalle mani fino alla punta dei dischi. Stiamo disegnando uno scivolo perfetto, senza blocchi. E adesso portiamo il nostro peso sulle mani, le ginocchia non toccano terra. Ed espirando di nuovo mi spingo all'indietro. Lascio andare subito la testa. Porto il peso sulle mani, non tocco terra, sfioro il pavimento con le ginocchia e di nuovo mi spingo indietro. Un'ultima volta. Scivoli in avanti, un'ultima volta scivoli indietro. Provo adesso a piegare i gomiti, sfiorando il pavimento. E stendo, abbandono la testa. Guardo verso le mani, piego i gomiti dolcemente, se sfruttate la forza delle vostre braccia. Di nuovo stendo. E di nuovo mi allungo. In questa flessione dei gomiti cercate di non mandarli all'esterno, ma di tenerli allineati ai polsi. E di nuovo stendo l'ultima volta. Peso in avanti piedi. L'ultima volta stendo e stavolta cerco di stendere i gomiti nella nostra prima posizione di cane a testa in giù. Un errore comune è quello di aprire molto le mani, oltre se non alla larghezza del fattino. Io invece dirò di mantenere, vi consiglio, di mantenere le mani alla larghezza delle spalle, spingendo leggermente le ginocchia, allungando il sacro, la colonna, fino alla punta della testa. E molleggiamo, piego il ginocchio destro, stendo il sinistro, e alterno, piego il sinistro, stendo il destro. Vedete questo desiderio di ancheggiare che ci servirà a liberare il nostro bacino. Quindi senza nessuno sconto, potete ancheggiare, potete spingere il vostro ginocchio indietro, allungando l'ischio sinistro, alternandolo con il destro, ancora per 4, per 3, per 2, per 1, e cammino stavolta veramente, con le mani che raggiungono i piedi. Lascio andare la fronte verso i piedi nella nostra prima posizione di Uttanasana. Pensiamo di avere una testa molto pesante che si dirige in automatico oltre la punta dei piedi. E adesso flendo leggermente le ginocchia, srotolo la colonna una vertebra dopo l'altra, un grande movimento delle braccia. Dal basso verso l'alto, inspiro ed espiro in preghiera. Inspiro dal basso verso l'alto, stringi i glutei, allungati fino oltre la punta delle dita ed espiro di nuovo in preghiera, ancora due volte, con un gesto di apertura, gratitudine. Ed espirando di nuovo in preghiera, arriva con le mani all'altezza del petto l'ultima volta. E l'ultima volta all'altezza del petto. Procediamo con la sequenza di Surya Namaskara. Inspiro. Faccio arrivare le mani all'altezza delle orecchie. Apro le braccia, apro le dita. Inspiro, apro lo sterno. Ed espirando, scendo in giù con le mani accanto ai piedi. Subito testa rilassata, subito un grande passo indietro con la gamba a destra. Il ginocchio destro tocca terra. Accertatevi che il sinistro rimanga sopra il tallone. Inspiro, punta delle dita, sterno aperto, sguardo vivo, bacino verso il basso. Andiamo a cercare il benessere, dove esiste, da dove nasce,
la nostra gioia. Trattengo aria un secondo, piano inclinato. Forza nel centro del corpo e adesso espirando. Posizione degli 8 punti, ginocchia a terra, petto a terra tra le mani, mento o fronte a terra. Siamo pronti per scivolare con il bacino, piccolo cobra, Ardha Bhujangasana, fortissime le gambe, fortissimi gomiti accanto al corpo, inspiro, salgo nello sterno e nelle spalle, ed espiro, cane, testa in giù. Nella prossima inspirazione, il piede destro torna in avanti, in mezzo alle mani, il ginocchio sinistro è a terra. Punta delle dita, cercate di aprire lo sterno nella inspirazione, mentre il bacino cerca di scivolare verso il basso. Espirando, il piede sinistro raggiunge il destro, di nuovo in Uttanasana, giù la testa, giù la fronte, con la forza delle gambe, della schiena, delle braccia, risalgo su, stringi i glutei, inspiro, apro lo sterno, ed espiro, torna giù. Tu a sinistra, di nuovo inspiro, con gratitudine, ed espirando, mani al centro del petto. Di nuovo solleva le braccia, stringi subito i glutei, radicati nel pavimento e nella prossima inspirazione apri lo sterno. E respirando scendi giù con la testa subito pesante, le mani accanto ai piedi, anche se le ginocchia sono un pochino flesse. Con la gamba sinistra faccio un grande passo indietro, ginocchio sinistro è a terra, punta delle dita, inspiro, apro lo sterno, allungo la colonna, cerco l'origine della mia gioia. Trattengo aria un secondo, piano inclinato, posizione degli 8 punti, ginocchia a terra, petto a terra tra le mani, fronte, gomento a terra, scivolo in giù con il bacino, stringo i glutei, chiudo i gomiti, sollevo lo sterno, Ardha Bhujangasana, piccolo cobra, niente forza nelle mani, cambio, cane a testa in giù, ancora una profonda espirazione. Nella prossima ispirazione il piede sinistro torna in avanti tra le mani, il ginocchio destro è a terra, punta delle dita, inspiro, dal basso verso l'alto, ed espiro, ritorna con il piede destro, accanto al sinistro, giù la fronte, lunga la colonna, allungo le gambe, la schiena, le braccia, riporto tutto in alto, stringo i glutei, inspiro, apro lo sterno, e espirando torno in giù, divarica le gambe leggermente, apri anche le mani, posizione della montagna, tieni l'addome forte, connesso alla colonna. Surya Namaskara, della tradizione della Stanga Vinyasa, con la forza nelle braccia, ancora più energia, ancora più spinta al nostro buon umore. Inspiro ed espiro. Mi siedo sulla sedia immaginaria, stringi i muscoli intorno alla discina. Mani al centro del petto in preghiera, allunga la tua colonna, non cedere verso il basso, una posizione fiera di affermazione. Inspiro, salgo. Apro esterno. Ed espiro, scendo in giù con le mani accanto ai piedi. Porta le tue mani sotto le tibie, all'altezza delle tibie. Inspira, Ardha Uttanasana, allunga la colonna. Ed espirando, curva con la fronte verso le tibie. Un passo indietro con la gamba destra, un passo indietro con la gamba sinistra, piano inclinato, siamo pronti per Chaturanga o Ardha Chaturanga, potete portare le ginocchia a terra, oppure semplicemente piegare i gomiti, scendi sulla forza delle vostre braccia, cambi la posizione dei piedi, il collo del piede a terra, distendo le braccia, cane a testa in su, glutei fortissimi, bacino staccato da terra, spalle all'indietro, e cane a testa in giù. La mantengo per 4, per 3, per 2, per 1. Un bel passo in avanti con la gamba destra, un bel passo in avanti con la gamba sinistra. Ardha Uttanasana di nuovo, mi allungo nella colonna, inspirando. E curvo la colonna, espirando, fronte alle tibie. Mi piego nella posizione della sedia. Distendo le braccia in alto, stringi i glutei, apri lo sterno e respirando torna in giù. Inspiro,
Ed espiro di nuovo, posizione della sedia, fortissimo. Il centro delle gambe, tieni la tua colonna in asse. Inspiro, sali. Apri lo sterno. Ed espiro, scendi, mani accanto ai piedi. Adattasana, mani che spingono le tibie, la colonna si allunga. Lo sterno si apre. Espirando, curvo come lì con l'indentro. Fronte verso le tibie, un bel passo indietro con la gamba sinistra, un bel passo indietro con la gamba destra, piano inclinato. Chaturanga Dandasana o Ardha Chaturanga, piego i gomiti, espirazione, cambio la posizione dei piedi, mi stendo nelle braccia, cane a testa in su, inspirazione, fortissime le gambe e i glutei, espirazione, cane a testa in giù, mantengo per 4, per 3. Per 2, per 1, un bel passo in avanti con la gamba sinistra, e di nuovo un bel passo in avanti con la gamba destra, spingi di nuovo le mani, allunga la colonna, e di nuovo curvati nello sterno, nell'addome, giù la fronte, posizione della sedia, inspira, sali, allunga le tue mani oltre la linea della testa, come un proseguimento della colonna, inspiro, apri verso il cielo. E espirando, torni giù. Posizione della montagna. Divarica leggermente i piedi, ruota le mani. Tieni la forza del centro, non collassare. Mantieni un'attenzione nel centro del tuo corpo. Siamo alla ricerca del nostro buon umore. Attiviamo tutti i nostri sensori, tutte le nostre fonti di energia. E di nuovo piedi paralleli. E di nuovo un bel respiro. Mani al centro del petto. Un bel passo indietro con la gamba destra. Poggio il ginocchio destro a terra. Useremo le nostre mani. Il movimento delle nostre braccia per aprire lo sterno. Mettere in collegamento il bacino e lo sterno. Il piede destro che è dietro spinge nel tappeto per scivolare con il bacino in basso. Sentendo l'apertura dell'anca destra. E con le nostre mani. Pieghiamo i gomiti, apriamo lo sterno, espirazione. Inspiro, salgo. Ed espiro. Piego i gomiti all'altezza delle spalle, non più giù. Mantenete un senso di apertura nello sterno. Inspiro, salgo. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro, rimani con il bacino in basso. Porta le braccia dietro, stringi le mani come a disegnare un pugno, distendi i gomiti, polsi, strizza le scapole. Lo sguardo nella diagonale alta per 4, per 3, per 2, per 1, lascia andare. Le mani sono a terra, portati nella posizione della cane, testa in giù, espirazione profonda e subito. Con la gamba destra in passo in avanti, ginocchio sinistro rimane a terra, mezza punta, bacino che scende verso il basso per sentire il movimento del bacino. Le mani salgono. Spingi il piede sinistro, scivola in giù col bacino, apri lo sterno, tirando in giù i gomiti all'altezza delle spalle. Non collassate nell'addome, non cedete, rimanete attivi, stiamo alla ricerca della nostra felicità, del nostro buon umore. Inspiro. Ed espiro giù i gomiti, sterno apertissimo. Inspiro. Ed espiro ancora, sterno apertissimo. Inspiro di nuovo. Ed espiro. Intreccia le mani dietro. Avvicina i polsi, i gomiti, le scapole. Lascia andare le mani lungo la coscia sinistra. E apri lo sterno per 4, senza collassare, per 3, per 2, per 1, mani a terra, spinta, cane a testa in giù, unisci i piedi ed espira profondamente. Solleva il piede destro verso il cielo, apri il tuo bacino, andando a ruotare con la testa sotto il braccio destro, piega la gamba, e muovi la caviglia in alto,
Lasciate che il peso del piede spinga dolcemente indietro per aprire di più il bacino alla vostra destra. È una posizione totalmente asimmetrica che ci servirà per sentire l'apertura del bacino. Ritorno in asse. Distendo di nuovo la gamba destra in alto. Spingi la gamba di terra. E porti la gamba destra al centro delle mani. Ruota subito il piede sinistro. Solleva la schiena. Piego la gamba destra. La certezza del mio appoggio. Il piede destro è rivolto in quella direzione e il sinistro nell'altra. La certezza del mio appoggio. Lasciate andare fuori dal tappetino tutto quello che non ci serve. E intrecciamo le nostre belle mani. Dietro la schiena, piego la gamba destra. Affondo con la fronte a terra. È questo il momento, se abbiamo bisogno di sostenere il nostro inchino, di poggiare un mattone così da trovare un appoggio nella fronte. Oppure possiamo tranquillamente scivolare a terra con la fronte. Le dita salgono verso l'alto e rimangono per 4, 3, 2, 1, risale su, gambe distese, braccia allungate, trikonasana, scivolo in avanti. Vado a toccare terra all'interno del piede, all'esterno, sulla caviglia, sulla tibia, non sul ginocchio. La sensazione di allungare il braccio opposto, mantenendo la schiena in asse. La schiena cerca di diventare parallela al pavimento e cerca invece una torsione verso sinistra, fin al nostro sguardo per 4. Sentite il lavoro diverso delle anche. L'anca destra entra, l'anca sinistra quasi esce. 2, 1. E riporto le mani a terra. Piego di nuovo la gamba destra. Mi spingo subito di nuovo nel cane a testa in giù, ma sollevo la gamba destra un'ultima volta. La lascio andare dietro la sinistra, mezza punta a terra. Spinta nella mano sinistra, spinta nella gamba destra. Sollevo lo sterno per 4. Lascio andare il braccio per 3. Per 2. Per 1. Ritorno al centro. E di nuovo cane a testa in giù. Un'alternativa, mentre vi riposate nel cane, un'alternativa di wild pose potrebbe essere semplicemente spingere nei piedi, sollevare il bacino, aprire leggermente lo sterno. Questa è un'alternativa più semplice per entrare e prendere confidenza con la posizione. Gambe vicine. Sollevo la gamba sinistra. Non c'è bisogno di mandarla molto in alto, c'è invece bisogno di aprire il bacino e collassare con il piede. Guardate che lo sguardo si infila sotto il braccio sinistro e il bacino si apre. Ruotate la caviglia. E lasciate che il piede sinistro diventi pesante, così da aprire ancora di più il bacino. Ritorno in asse. Distendo la gamba, spingo nella gamba destra, non tiro sulla gamba sinistra, ma spingo nella gamba di terra. Un bel passo in avanti con il piede sinistro. Ammorbidite. Un attimo il bacino. E porto il corpo su. Mi giro così potete avere una bella visione. Siamo in questa posizione. Porti le gambe. Il piede sinistro è aperto in quella direzione, il destro nella direzione opposta. Mattoncino a portata di mano. Intreccio le mani dietro la schiena, avvicino i polsi, i gomiti, strizzo le scapole. Mi chino in avanti con la fronte che vuole toccare terra o vuole toccare il mattoncino. Lascio andare le braccia verso l'alto. Per 4. Per 3. Per 2. Per 1. Con la forza delle gambe torno su. Stendo entrambe le gambe. L'anca sinistra entra, l'anca destra quasi esce. Mi preparo per trikonasana. Allungo le braccia. Scivolo con il corpo finché la schiena non diventa parallela al pavimento. Poggio la mano dove mi trovo più comodo. Anche in questo caso, anche sul mattone.
all'interno, all'esterno del piede, sulla caviglia o sulla tibia. E sollevo il braccio opposto, cercando di mantenerlo in linea con il sinistro. Non collassare all'indietro, non serve. Sentite la colonna. Tirarsi ed aprirsi. E ruotare come uno straccio che si strizza per 4. Per 3. Per 2. Per 1. Riporto entrambe le mani a terra ai lati del piede sinistro. Introduoto il piede destro, mi piego nell'affondo. Subito cane a testa in giù, di nuovo piedi vicini. E di nuovo sollevo il piede sinistro in punta. Cavalco. La posizione mezza punta a terra. Subito bacino fortissimo. Spinta nel braccio destro, apri esterno e lascio andare il braccio per 4, per 3, 2, 1, torna su due passi, cane a testa in giù l'ultima volta, ginocchia a terra, sedere sui palloni, fronte a terra, dorsi delle mani accanto ai piedi, posizione del bambino. Sperimenteremo una piccola sequenza di equilibrio così da mettere alla prova il nostro sistema nervoso che potrebbe essere il responsabile della nostra malinconia, della nostra scontentezza quotidiana. Ci portiamo quindi in piedi. Useremo i nostri mattoni come supporto equilibrio. Vi darò sempre delle indicazioni per sentirvi in asse e sostenuti. Tirerò un pochino sulla telecamera così che possiate vedere sempre bene la posizione per l'interno. Portiamo i nostri mattoni accanto al piede sinistro, uno sopra l'altro. Piego le gambe. Con la gamba destra a cavallo sopra la sinistra, molto in alto, all'altezza della vescica. Quindi non è un accavallamento blando all'altezza del ginocchio, ma devo portare la gamba molto in alto. E la gamba di terra che si piega decisamente e posso cercare l'appoggio momentaneo del piede destro sul mattone. Possiamo tentare, portando le mani in posizione di preghiera, di staccare il piede dai mattoni. Oppure possiamo addirittura tentare un doppio incrocio della caviglia. Tutto questo dipende da quanto riusciamo a flettere il nostro ginocchio di terra e stringere i muscoli intorno alla vescica, le gambe della posizione di Garudasana. Ora possiamo mantenere le braccia in preghiera oppure sperimentare la posizione completa dell'aquila, distendo le braccia. È il braccio destro che passa sotto il sinistro, unisco i dorsi delle mani davanti ai miei occhi, scivolo in avanti con la mano destra e vado a cercare il doppio incrocio, i palmi delle mani si toccano. Garudasana, la posizione dell'aquila. Stringete la potenza del vostro corpo come se foste poi pronti a spiccare il volo da una roccia, ancora per 4, per 3, per 2, per 1. Rilasso le braccia, rilasso le gambe, apri le tue braccia a V come un'aquila e lascia andare. Queste versioni facilitate che vi do sono assolutamente valide, potete quindi sperimentarle per prendere tutti i benefici della pratica, anche con delle versioni un pochino più facilitate. Le asana sono comunque valide, diciamo, apportano tutti i loro benefici, senza per questo frustrarvi o mettervi in difficoltà. Portiamo quindi i mattoni dall'altra parte e proviamo tutto con l'appoggio sulla gamba destra, che si piega, mentre la sinistra si accavalla, alta, non all'altezza del ginocchio, ma all'altezza della vescica. Trovate inizialmente l'appoggio del piede sinistro, stringete le vostre gambe una contro l'altra, così da contrarre profondamente tutti i muscoli pelvici. La gamba di destra, di terra, più si piega, più si flette e più vi permetterà di mantenere un equilibrio e tentare addirittura il doppio incrocio. Se vi sentite stabili e forti potete rimanere nella posizione, oppure tentare la posizione completa con il doppio incrocio delle braccia, distendo le mani. È il braccio sinistro che passa sotto il destro, si intoccano i dorsi delle mani. La mano sinistra scivola verso il naso e va a cercare il doppio incrocio, unendo i due palmi. Sia che voi abbiate scelto la posizione completa,
Sia che voi abbiate scelto una delle varianti che vi ho appena suggerito, sviluppate al vostro interno la potenza di un'aquila, sulla cima di un precipizio, pronta a fare il volo ancora per tre. 2. Un lascio andare, distendi le gambe, distendi le braccia, inspira profondamente, goditi il tuo volo. Ed espira, torna in giro. Ancora una piccola sequenza di equilibrio. Porto le mani a sostenere il piede destro, nella posizione, in una variante della posizione dell'albero. Lascio andare il ginocchio destro verso il basso, mentre con la mano sostengo la punta del piede sinistro in prossimità dell'anca. Più riesco a portare le dita verso l'anca, più la mia posizione di apertura del bacino sarà completa. Anche questo è già un equilibrio. La mano destra al centro del petto, mi piego in avanti e poggio le mani a terra. Potete in questo servirvi dei vostri bei mattoni. Ora l'obiettivo sarà piegare la gamba di terra, salire sulla mezza punta, rimanere, cercare di rimanere in questa posizione di equilibrio. Quello che consiglio di fare è portare le dita verso il pavimento, così da creare un allineamento della colonna. Cerchiamo di rimanere in asse, avvicinando la mano sinistra verso il petto, alternandola con la mano destra, ancora per 4, per 3, per 2, per 1, mani a terra, scivolo fuori dalla posizione. Gamba destra a terra, muovo leggermente la destra, sciolgo le ginocchia e piano piano risalgo. Siamo pronti per l'altra parte. Sostengo con la mano sinistra i piedi, con la mano sinistra afferro la caviglia, con destra le dita del piede sinistro le porto in prossimità dell'anca destra, scivolo in giù con il ginocchio. Apertura dell'anca sinistra, leggero equilibrio, potete anche fermarvi a questa versione, portando la mano sinistra al centro del petto, oppure potete provare a scivolare, afferrare i vostri mattoni e dolcemente piegare la gamba di terra. Cercheremo un asse, anche qui. Cercheremo di entrare in asse con la nostra colonna. E rimango per 4, per 3, per 2, per 1. Porto le mani davanti alle gambe a terra. Distendo, sciolgo la gamba destra, allargo i piedi, piego di nuovo, mattoncino sotto i dischi, posizione di malattia, spingi i gomiti contro l'interno delle ginocchia, allinea la colonna. Potete sentirvi comodi anche senza mattone, quindi sperimentate direttamente la posizione di malattia, cercando di dare presenza ai vostri gomiti e gioia al vostro movimento. Per 4, 3, 2, 1. Mi rilasso un attimo nel pavimento. Lascio andare la schiena a terra per qualche secondo di shavasana, di riposo profondo. Questi piccoli momenti di riposo sono importanti nella ricerca del nostro dialogo interno. Lasciate il respiro, torni ad un ritmo normale e portiamo le nostre mani sotto i glutei. Solleveremo la gamba destra, solleveremo la gamba sinistra di qualche centimetro e le gambe si scambieranno per... Frenate il movimento con le mani a terra, per 9, per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1. Piego le ginocchia, afferro la parte posteriore delle ginocchia,
Vengo su senza toccare. Ci riproviamo. Rotolo indietro. Vengo in su senza toccare. Rotolo indietro. Su senza toccare. L'ultima volta. Rimango là. Prova ad entrare in Navasana. La difficoltà di Navasana è trovare una posizione del nostro coccige che ci sia comoda, diciamo così. Abbiamo tutte delle conformazioni diverse, quindi trovate quella posizione in cui riuscite a rimanere in equilibrio. Posso provare a distaccare le mani e posso provare a distendere le gambe per 4. Forza nel centro per 3, schiena lunghissima. Tirate i miei capelli per 2. Per 1, di nuovo piego, afferro i miei piedi verso l'interno. Spingi i piedi mentre le mani trattengono. E più i piedi spingono, più la schiena può allinearsi, può salire in verticale e posso sperimentare addirittura di stendere le gambe per 4. Per 3, lo sguardo in diagonale alta, la gioia nel corpo per 2. Porto le gambe a terra e mi rilasso un attimo, dorsi delle mani, piante dei piedi a contatto, ginocchio verso l'esterno. Ah, respiro. Siamo pronti per la serie di Salamba Sarvangasana della candela. Con tutta la nostra bella energia andiamo a capire come il nostro corpo può trovare beneficio, può sentirsi a suo agio, anche in inversione, anche a testa in giù. Quindi inizialmente porterò le gambe verso il soffitto e solleverò soltanto la zona del bacino, sostenendola con le mani. Vedete, sto creando Viparita Karani, una inversione molto semplice, sostenibile per tutti, anche per chi è nei primi giorni del ciclo mestruale, anche chi non si sente a proprio agio ad andare totalmente in inversione. Sostenete la zona del sacro, 45 gradi tra il tappetino e la schiena, 45 gradi tra le gambe e la schiena. Prossimo step sarà quello, per chi vuole approfondire, di piegare le ginocchia e portarle verso la fronte. Avvicinare le mani, stringerle in un pugno. Io vi dico sempre, per sentire l'appoggio reale in Salamba Sarvangasana, dobbiamo costruire una vera base. E la vera base sta nei nostri tricipiti, non nel collo, non nella gola, nelle nostre braccia. Quindi unite più che potete le scapole sotto di voi. Stringi più che puoi. E questo è il momento di non allargare più i gomiti, ma andare a sostenere la zona dei reni con tutta la mano, non soltanto con l'incavo tra l'indice e il pollice, ma con tutta la mano. Solleva le gambe, scarica il peso sui gomiti, sentite che la voce non cambia. Se fossi poggiata sulla colonna cervicale sarei completamente strozzata, e invece è la spinta nei tricipiti. Il collo è libero, le spalle sono lontane dalle orecchie. Le braccia stanno lavorando per sostenere il mio corpo. In inversione, ancora per 4. Gambe leggere, se avete bisogno, stringete ancora un pochino le vostre scapole. Per 3. Per 2. Per 1. Ardha Halasana, scivolo indietro con la gamba destra. Mantieni la sinistra puntata al soffitto. Non crollare anche qui. Senti che la colonna solleva verso l'alto, siamo alla ricerca della nostra gioia, dell'origine, del gusto, del nostro movimento, del nostro buon umore. Solleva la gamba destra e scendi in giù con la sinistra. Non mortifichiamo il nostro corpo, ma celebriamolo. E di nuovo tutte e due, attenzione, Halasana. Scivola indietro con le gambe. Potresti arrivare a toccare agilmente il pavimento, come potresti avere ancora bisogno dei nostri mattoncini, o potresti avere bisogno di piegare le ginocchia. Non è un problema. La cosa importante è sentire che la schiena si allunga verso l'alto. Non è una mortificazione, non è una compressione, ma è un allungamento della nostra colonna dalla base fino alla punta. Intreccio le dita se ho voglia dietro e continuo a sospingere il nostro arato.
anche se ci sembra di non riuscire a respirare, è questo il momento di espandere la nostra gabbia toracica. L'ultima spinta. Sale la destra, giù i gomiti. Potete ritornare a sostenere o potete tentare di nuovo di sentire la verticalità spingendo nei nostri tricipiti per 4, per 3, per 2, per 1. Scendi in giù, accompagna la discesa con dolcezza e ritrova il pavimento. Chiudi pure gli occhi, allarga i piedi, rivolgi le ginocchia verso l'interno. Lascia andare i polsi delle mani, ritrova il tuo respiro. Muovi leggermente la testa destra e sinistra per accertarti di non aver messo tensione. E andiamo a creare una bella posizione di espansione del nostro torace dopo aver praticato questa profonda compressione nella posizione di Anasana. Cerchiamo di dare una bella espansione. Quindi vi chiederò di praticare la posizione del pesce, Matsyasana, allungando le gambe. Allunghiamo le gambe, portiamo le mani sotto i glutei. Nascondiamo completamente le braccia sotto la schiena. Le braccia non si vedono più, i pollici si toccano. Anche questo è il momento di percepire i nostri gomiti. Non sarà infatti una compressione delle vertebre centrali, ma sarà un modo per spingere il pavimento e sollevare lo sterno e la gabbia toracica il più possibile. Quindi sollevo lo sguardo, vado a guardare i piedi, piego i gomiti e lascio spingere i gomiti nel pavimento. Per aprire lo sterno e la gabbia toracica lascio andare la testa indietro. Non tocco terra, ma spingi con i gomiti. Apri, espandi la gabbia toracica. Adesso scivola con la punta della testa a terra e rimani per 4. Spingi nei gomiti, apri lo sterno per 3. Per 2. Per 1. Lascia andare la nuca. Lascia andare le braccia. E riposa. In Shavasana 30 secondi. Continua a sentire il flusso della tua energia, continua a godere del movimento. Piano piano ci portiamo in posizione vitale e saliamo seduti per Ardha Matsyendrasana, le nostre belle torsioni complete. Okay. Tutte e due le ginocchia. Piegate, mi porto con la seduta a destra, libero la gamba a sinistra, la appoggio all'esterno nel ginocchio destro, tiro il ginocchio verso il petto, con il gomito sinistro destro incastro il ginocchio sinistro e con la mano destra sinistra mi sostengo nella colonna. Questa è una versione. Seconda versione, afferrare le due braccia da dietro, inspiro salto ed espiro. Inspiro, salgo. Ed espiro, torcine ancora per 4. 3. 2. 1. Rilassa. Cambio la posizione. A terra il ginocchio sinistro, sopra il piede destro che supera. Prima versione, gomito sinistro a contatto con il ginocchio, l'altro braccio dietro che sostiene. Già questa è una profonda torcina. Seconda versione, cerco di afferrare il braccio da dietro. Stringo i glutei, inspiro, sollevo e respiriamo torsione per 4. Svuoto l'addome, strizzo le viscere per 3, per 2, per 1. Sciami il tuo corpo, abbandonalo sul pavimento come la scena di una candela. Posizione di Shavasana, la posizione del cadavere, la regina dell'immobilità. Quindi ci portiamo veramente a terra, lasciamo che le gambe collassino verso l'esterno, i piedi rivolti all'esterno,
Lasciamo che i dorsi delle mani tocchino il pavimento. Sistemiamo le nostre spalle. Muoviamo ancora una volta la testa, destra e sinistra. Qualche piccolo aggiusto nella nostra posizione per accertarmi di poter rimanere immobile. Completamente immobile per qualche minuto. È nell'immobilità che andremo a ricercare ancora una volta il suono, il ritmo, la natura del nostro respiro e ristabiliremo il dialogo più cosciente, più vivo con il nostro corpo, con il nostro sistema nervoso, con il nostro buon umore o malumore. Ma lo faremo rilassando i nostri piedi, le nostre caviglie, le nostre ginocchia. Rilasseremo le ossa, i muscoli, rilasseremo l'addome e il bacino. Rilasseremo le pelvi, il sacro e una vertebra dopo l'altra, tutta la colonna vertebrale. Rilasseremo le scapole, le spalle, la gola e il collo. Rilasseremo gli angoli della bocca. Dischiuderemo i denti, rilasseremo gli occhi e la fronte. Rilassiamo il nostro cuore, rilassiamo i nostri pensieri. Non ci domandiamo l'origine delle nostre emozioni, lasciamo che queste fluiscano nel nostro corpo, come il movimento lo ha attraversato in quest'ora. Così le emozioni vibreranno all'interno del nostro corpo, siano esse belle o brutte, e cerchiamo di celebrare con un pensiero dietro i nostri occhi chiusi, e si espande in tutta la sua luce, circondando il nostro corpo fisico. Andate alla ricerca del vostro pensiero, felice, gioioso, pieno. E lasciate che questo pensiero vi circondi completamente, in tutta la sua luce, in tutta la sua potenza. E lasciate che questo pensiero prenda il sopravvento. Come il faro che illumina la notte. Lasciate che la luce sprigionata dal vostro pensiero illumini, riscaldi, avvolga il vostro corpo. Un pensiero positivo e potente. È incisivo, cambierà la frequenza della nostra mente, cambierà il gusto della nostra giornata. Lasciatevi andare nel corpo, lasciatevi andare nella sensazione di essere sdraiati. Nell'immobilità, la nostra mente può scollegarsi dal controllo del corpo e sviluppare nel profondo, nel buio dei nostri occhi, un pensiero luminoso, felice, gioioso. Lasciate che questo pensiero illumini il vostro viso, illumini il vostro collo, le vostre spalle, come un raggio di sole che filtra forte da una finestra. Lasciate che questa luce si espanda nel vostro petto, nei vostri polmoni, nel vostro addome, nel vostro stomaco. Lasciate che questa luce illumini le vostre gambe, i vostri piedi.
il nostro corpo è completamente inondato dalla gioia del nostro pensiero, senza preoccuparci più, senza domandarci da dove nasce la nostra malinconia, da dove nasce la nostra incapacità di reagire. Ci sentiamo invece pronti, desti, illuminati dalla potenza del nostro pensiero. Torniamo allo stato di veglia, portate le vostre mani sulla testa, ci stiracchiamo un attimo, distendiamo anche bene le gambe, una bella stiracchiata, mettete in tensione tutti i muscoli e mi porto nuovamente in posizione seduta, come abbiamo iniziato. Concluderemo parlando insieme di mantra Om. È stata un'ottima abitudine quella che abbiamo preso, di chiudere la nostra pratica con il canto del mantra Om, un mantra universale. Lo dico sempre, non abbiate paura di che tipo di suono emette la vostra gola, ma invece sentiamo che tipo di vibrazione sfrigola nel nostro petto per poi risuonare nella nostra mente. Quindi senza vergogna, le dita in cimudra, le mani rilassate sulle ginocchia, un bel respiro profondo. Grazie a tutti amici, grazie a tutti, namaste, fatemi sapere se la pratica vi è piaciuta, ci vediamo alla prossima, al prossimo appuntamento. Eccoci, sono tornata da voi perché nel frattempo sono di là, grazie a voi, mi sono dovuta interrompere, sì, ma lo sappiamo, no? che la Instagram, la diretta Instagram c'ha sempre questi... Bisogna poi interrompersi, ho detto speriamo che, non l'avevo annunciata questa interruzione, speriamo che penseranno poi a ricollegarsi. Comunque, io sono molto contenta di avervi avuto questa pratica.